Accertato che insomma, la pericolosità, la dannosità inerisce soprattutto ed esclusivamente coloro che utilizzano questi prodotti che facilitano e rendono più celere la maturazione del prodotto stesso. Quindi non ci risulta in nessun modo la pericolosità del prodotto finale. Insomma. Questo vi volevo dire. Un'inchiesta durata un anno. Un anno di inchiesta con anche l'apporto di strumenti tecnici e anche di collaborazione di enti istituzionali in tema di controllo della salute. Vi ringrazio. Stamattina confermano l'efficacia delle attività che il NAS sistematicamente svolge per tutelare la salute dei consumatori ed in questo caso anche degli utilizzatori delle sostanze chimiche destinate ad essere utilizzate nelle colture agricole, la cui salute è stata messa seriamente a repentaglio dall'impiego di queste sostanze contraffatte che, avendo un alto grado di tossicità, erano in grado di provocare danni anche all'ambiente ed in particolare alla falda acquifera. Dunque sono coinvolte più aziende, più utilizzatori e nel commercio si erano immessi parecchi kiwi dopati e quindi più grandi, più belli. Ma sì, l'attività di questo sodalizio criminoso si sviluppava attraverso la commercializzazione di questi agrofarmaci contraffatti che venivano smerciati in vaste aree del territorio nazionale, dall'area centro-nord a quella dell'estremo sud, tant'è che nell'indagine sono coinvolti a vario titolo anche una cinquantina di utilizzatori di fitofarmaci che li impiegavano sistematicamente nelle loro colture.